Buongiorno a tutti. Quindi, la professione di cui voglio parlarvi oggi è una professione del CFO, inteso però non come Chief Financial Officer, come già lo conosciamo, bensì come Chief Future Officer, ovvero è una figura che, anche se ha trovato maggiore diffusione di cronaca durante l'ultimo periodo pandemico, è stata già discussa nel primo periodo del 2014, quando si è visto un shift verso un nuovo orientamento temporale, ovvero verso l'esigenza di creare un responsabile del reparto finanza che avesse però una funzione più strategica e quindi guardasse a un orientamento temporale molto più ampio e che avesse un ruolo di partner, di business partner del CEO. In questo caso abbiamo quindi un cambiamento di mindset, in quanto non si tratta di una funzione che deve semplicemente guardare il budget, ma che esce dal proprio ruolo, esce dai propri confini, dal proprio silos, per andare a interfacciarsi maggiormente con tutte le funzioni aziendali, e ha un ruolo molto più attivo come interconnessione nel coordinamento delle varie funzioni per la ricerca di una strategia aziendale. Questo perché di fatto è una figura che ha sia già una forte competenza e conoscenza dell'impatto che ha il rischio sui flussi di cassa, sia conosce anche la si occupa di pianificazione del budget e quindi di distribuzione delle risorse e di gestione di quelle che sono le allocazioni, di allocazione delle risorse all'interno delle varie aree dell'organizzazione. Quindi sono richieste delle competenze che sono molto più ampie rispetto a quelle tipiche finanziarie, competenze che riguardano la capacità strategica di scenario di strategic foresight, di scenario planning, e quindi capacità di individuare quelli che sono i primi segnali deboli di cambiamento che riguardano sia il contesto esterno, ma anche il contesto interno, in quanto appunto proprio per la sua capacità di avere una contezza di quelle che sono le pianificazioni delle risorse, deve occuparsi di gestire un allineamento strategico tra l'architettura IT e la strategia intera dell'azienda. Deve occuparsi di essere un leader trasformazionale dell'intera azienda, quindi essere anche un change agent, occuparsi di essere un coach delle persone, sia delle persone che sono direttamente nella sua funzione, quindi un coach del team finanza, ma anche delle persone che si occupano delle funzioni a lui interrelate, quindi con una maggiore comunicazione con il reparto HR, ad esempio, e appunto con il reparto IT, in quanto c'è questo concetto di allineamento strategico e di un maggiore ruolo nella definizione di quelli che sono gli obiettivi non solo di breve e di medio periodo, ma anche di lungo periodo, quindi un maggiore orientamento con uno shift temporale a un arco che potrebbe essere fino a 10 anni, se vogliamo, l'arco temporale del futuro. Quindi ha una responsabilità, soprattutto in questo periodo in cui si parla molto di passaggio alla quarta rivoluzione industriale, di gestire di gestire l'intera evoluzione dell'azienda e quindi ha anche un ruolo, se vogliamo, di push, ricerca soluzioni, non è il mero fruitore delle soluzioni. E in questo contesto lui è un partner di tutti coloro che hanno un ruolo attivo nella implementazione della strategia aziendale. Abbiamo questa transizione, la necessità di formare nuove competenze, di formare un nuovo mindset e soprattutto di avere una capacità di individuare quelli che sono i punti strategici di cambiamento necessari per la trasformazione aziendale, per la trasformazione digitale dell'azienda, e in qualche modo dobbiamo avere delle figure che sappiano, da un lato, individuare, quindi rappresentarsi e analizzare la complessità che fa parte di tutto l'ecosistema di business dell'azienda. Quindi, una figura che deve avere una maggiore visione, ovvero una visione complessiva di quello che è l'andamento di tutte le azioni, e anche la capacità
di saper identificare all'esterno quelli che sono i possibili rischi, perché trasformazione digitale significa avere grandi opportunità, cogliere grandi opportunità, ma anche avere rapidità di decisione, non avere paura, soprattutto, che è, se vogliamo, un pochino più ingiustificato, non essere inerti di fronte a questo cambiamento che sta coinvolgendo non solo le vite delle aziende, ma anche le vite dei consumatori. Quindi capire che cosa questo cambiamento significa all'interno dell'intero ecosistema, quindi non solo nell'ambito della propria organizzazione, ma anche all'esterno. Quello che possiamo dire di questo Chief Future Office è che è una figura in transizione dal presente a un futuro prossimo, perché ne vediamo sempre di più, dove questa figura diventa un business partner strategico dell'intera azienda e soprattutto del CEO, con cui appunto c'è una comunicazione e un contatto sempre costante, anche se vogliamo, poi io sono avvocato, nella parte delle contrattazioni. Quindi questo è il CEO Future Officer e sono felice di averlo presentato. Buongiorno, ben arrivati a Innovation Journey. Marcella, inizio da te, ti saluto e poi ovviamente il nostro ospite Claudio. Buongiorno, grazie di avermi ospitato nel tuo spazio, Nicole. Sto nel futuro. Stai nel futuro, esatto. Siamo su una navicella spaziale pronti per fare questo viaggio dell'innovazione. Abbiamo scelto oggi un ospite che definirei poliedrico, nel senso che è stato anche per me, che mi occupo di queste cose, non facile capire tutte le attività che segue Claudio. Ma allora lascerei a Claudio due parole per presentarti e poi entriamo subito nel tema. Abbiamo dato un titolo anche abbastanza, direi, insolito e accattivante. Marcella poi stessa ci aiuterà in questo percorso. Sì, allora guarda, intanto Nicole, di nuovo buongiorno a tutti, grazie Nicole. Sì, poco fa, molto velocemente perché stava scadendo il mio tempo, ho detto sono avvocato, in realtà ho una formazione d'avvocato, è da tempo che non faccio più l'avvocato, io ora assumo un ruolo strategico nell'affiancamento delle imprese clienti, soprattutto del management, in ambito strategico, quindi con una funzione che è quella di affiancarle come coach nel formare queste nuove figure. Figure che devono avere una visione sia di quelle che possono essere, si parla di business awareness, la propria responsabilità, la responsabilità delle azioni che compiono all'interno dell'azienda. Io sono stato dipendente tanti anni e devo dire che, adesso però come libero professionista appunto, devo dire che una delle maggiori fonti di carta sulla mia scrivania era quando le persone non avevano la piena contezza di quello che poteva essere la conseguenza delle proprie azioni. E per questo io opero in parte come coach, mi piace parlare di legal coach, perché il concetto di coach è molto interessante, a differenza dell'esperto, il coach dice io so che tu cliente nel tuo settore, con le tue competenze, sei colui che può dare il massimo e ti do degli strumenti che ti aiutano proprio a dare il massimo, a ottenere il massimo da quelle che sono le tue competenze, le tue conoscenze. E per questo nell'ambito della negoziazione, nella gestione, io mi occupo di sostanzialmente gestione delle relazioni complesse, quindi affianco i miei clienti nel imparare a capire come gestire le negoziazioni complesse, che sono qualcosa di completamente diverso rispetto alle negoziazioni semplici, ma al tempo stesso le relazioni complesse che potranno avere all'interno del loro ecosistema di business nel futuro, quindi in un'ottica evolutiva, una complessità evolutiva che coinvolge non solo competenze giuridiche, ma anche competenze di strategic foresight, e quindi trasmettere in primo luogo un mindset, perché la business awareness è un mindset prima di un insieme di tecniche, di un set di tecniche, poi con la capacità, con la comprensione di quello che può essere questa nuova visione, questo nuovo orientamento al futuro, anche le tecniche per poterlo implementare e in generale un processo per poterlo integrare con quella che è il funzionamento dell'azienda. Mi sembra, Marcella, non so se sei d'accordo, che ci siano due parole che mi ronzano in testa.
Vai, vai. No, 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 assolutamente. Io qua sono ospite, quindi mi godo il fatto di stare in modalità di ascolto e poter. No, in realtà io ho chiesto l'aiuto dal pubblico per quello che hai detto. No, ma a parte quello, no. Intanto grazie Claudio della premessa. Ci sono due parole che è una riflessione che abbiamo da tempo, è il motivo per cui ho voluto Marcella qui che si confrontasse con te, che è quella di innovazione e risorse umane, perché prima ancora della parola business awareness, in realtà tu ci stai parlando di una trasformazione anche epocale da questo punto di vista di quella che è la dimensione organizzativa all'interno delle aziende. Detto questo, farei una premessa per spiegare perché abbiamo scelto di parlare di business awareness. Negli ultimi anni il tema della self-awareness, quindi della consapevolezza del sé, quello che si chiama in italiano la consapevolezza del sé, ha preso moltissimo piede, soprattutto grazie a degli studi, arrivano sempre dagli Stati Uniti, lo sappiamo, per questo purtroppo siamo anche un po' debitori di Tasha Eurich, che ci ha sottolineato l'importanza della consapevolezza del sé nei percorsi di crescita personale e professionale. Quindi abbiamo cercato di capire se questa visione potesse essere anche allargata, ribaltata sulle aziende, proprio anche in virtù di questa trasformazione che dicevamo prima epocale che la pandemia ci ha portato. Farei una domanda prima a Marcella per capire secondo lei quanto questa percentuale, cioè quanto questa visione della business awareness è così attuale in questo momento, cioè quanto tu che hai anche il polso delle aziende. Allora, grazie di questa domanda e grazie soprattutto a Claudio di tutto questo intervento e del lavoro che stai facendo, perché oggi è importante cambiare marcia, cioè non parlare più di risorse umane o di capitale umano come se fossero delle frasi che vengono messe all'interno delle aziende e che fa figo continuare ad utilizzarle, ma iniziare ad analizzare veramente quelli che sono gli umori, le passioni, le possibilità anche che ogni persona può avere. Quindi il termine di quella che può essere una consapevolezza, soprattutto il business awareness, io lo vedo nei termini di unione tra quello che può essere da un lato l'azienda, che non deve essere più slegata dalla persona, ma ne fa parte comunque di una persona e viceversa, che definisce in maniera chiara quelli che sono i suoi obiettivi non svincolati da quello che è il lato umano. Dall'altro le persone che hanno e devono iniziare a prendere consapevolezza di se stesse, e qua rilancio io a Claudio quello che è un mio pensiero, avere anche consapevolezza di quelli che possono essere i loro limiti, le loro debolezze e i loro modi di interagire e reagire a delle situazioni che possono essere più o meno critiche o più o meno nuovamente normali, e come questo vada tutto quanto ad impattare poi sull'obiettivo finale, che è quello di raggiungere dei nuovi obiettivi. Ho utilizzato più volte la parola nuovo perché oggi si parla tanto di new normal, noi non sappiamo più come coniare dei termini, perché non sappiamo neanche noi quello che stiamo vivendo. Non ci piace dire che le cose sono cambiate, sembra banale, no? Dice, vabbè, le cose sono cambiate, è banale, new normal, però le aziende stanno in grandissima difficoltà da questo punto di vista, anche continuando a fare quello che facevano prima, oggi hanno difficoltà, per cui la rilancio questa, se mi permetti Nicole, a Claudio, quanto condividi quello che ho detto e soprattutto anche in base a questa tua figura e questo lavoro che tu stai facendo, in che direzione si sta andando? Marcella, io condivido pienamente, nel senso che hai parlato di questo shift, è stato uno shift che, se vogliamo, ha coinvolto moltissimi lavoratori, perché si è passato da una dinamica del tempo, delle cadenze temporali, una dinamica di lavoro a progetto, su specifici progetti, quindi su risultati, ma portare dei risultati significa assumere, di nuovo, a me piace molto parlare anche di mindset, significa assumere un mindset di responsabilità di questi risultati, e per avere la responsabilità di questi risultati significa anche sapere
lavorare su se stessi, sapere quali sono i propri limiti, sapere quale percorso di crescita professionale poter fare, poter pianificare con le risorse umane. E nel mio caso, ovviamente io poi parlo sempre dei contesti in cui opero, questo coinvolge nell'ambito delle negoziazioni non solo sapere che se sei un commerciale, se sei una parte tecnica, che devi portare a casa un certo risultato tecnico, un certo prezzo, ma anche avere conoscenza della cultura di rischio dell'azienda, perché non ha senso avere un CFO, ne abbiamo parlato prima, avere un CFO che definisce una policy di rischio, che definisce quali sono le condizioni impattanti sui flussi di cassa, sulla solidità della posizione dell'azienda, se poi dopo non c'è una conoscenza del fatto che deve essere scaricata a valle sui destinatari dell'attività di chi si occupa della negoziazione, tutta questa cultura tramite appunto l'adozione di particolari strategie, capire quando farsi indietro, capire quando lo specifico progetto vale meno dell'intera posizione aziendale, capire quando è necessario fare escalation. Tutto questo significa anche sapere che a volte bisogna fare un passo indietro e capire di nuovo che tutto questo rientra all'interno della propria responsabilità. Un passo indietro o un passo avanti, ovvero formarsi e apprendere quegli strumenti che servono, perché poi nell'ambito del diritto, nell'ambito del lavoro, prima ancora che del diritto del lavoro, dare delle deleghe è solo controproducente, causa soltanto il famoso distress, se poi dopo insieme a queste deleghe non vengono date anche gli strumenti che sono necessari per poterle implementare, per poter fare bene il proprio lavoro. Mi sembra di capire, ricapitolando quello che avete detto entrambi, che questo tema della business awareness può essere visto, diciamo, da più prospettive, una prospettiva macro, diciamo, dall'altro, invece delle prospettive invece molto più specifiche, come nel caso appunto di quella che diceva Claudio, appunto tutta la parte della gestione del rischio. Quanto poi, Claudio, mi viene da dire, questo aspetto può essere portato anche nei processi di innovazione che sappiamo sono fondamentali per le aziende? Beh, assolutamente, business awareness in ambito innovazione, ho anticipato prima il concetto che oramai oggi è sulla bocca di tutti, ovvero il passaggio alla quarta rivoluzione industriale, quindi capire che capire che il contesto sta cambiando, che sta cambiando non solo per noi ma anche per i consumatori, non solo per le imprese ma anche per i consumatori, capire in che modo. Io voglio fare semplicemente un paio di esempi che possono far comprendere come questo shift può impattare. Ad esempio, uno l'abbiamo visto andando negli scaffali oggi dei negozi elettronici, troveremo le macchine Polaroid. Un'azienda che è fallita perché non ha saputo, come ad esempio la Kodak, sono imprese che non hanno saputo anticipare il cambiamento che stava intervenendo all'interno dell'intero contesto del mercato globale e che per questo non hanno saputo anticipare le giuste necessità di evolvere, di andare incontro ai nuovi bisogni dei clienti, perché c'è stato un shift dei loro bisogni. Al tempo stesso però, passando il tempo, c'è stato uno shift ulteriore, perché la nicchia che voleva la foto vintage ha reclamato a gran voce la possibilità di poter utilizzare nuovamente le proprie cartucce che magari aveva ancora in casa, o di poter di nuovo approfittare di questa tecnologia, che era quella un po' per alcuni dei nonni, per altri dei genitori della loro infanzia, e questo ha portato a una nuova nicchia che ha dato una nuova voce e che quindi ha portato all'esigenza di riproporre sul mercato per differenziarsi, perché oggi un prodotto Polaroid è altamente differenziante rispetto a tutta la concorrenza. Quindi la capacità di percepire il cambiamento in come i consumatori attribuiscono senso ai beni, ai prodotti che usano, perché come esseri umani siamo, come lo definisco gli inglesi, sense making machine, quindi questa è business awareness, quindi capire quali sono queste dinamiche, capire prima di innovare se il nostro prodotto richiede di essere integrato dai prodotti all'interno della catena di valore di coloro che interverranno prima di noi per raggiungere il cliente finale, oppure se abbiamo bisogno di prodotti complementari e se anche i nostri complementor,
appunto, che anche i produttori di prodotti complementari hanno bisogno di innovare, perché altrimenti il rischio è quello di fare degli investimenti che sono fuori mercato, investimenti tecnologici che non sono, sono spesso non recuperabili, e anche quando si fanno le scelte giuste, quindi si cerca di ottimizzare questa business awareness, comunque c'è il rischio di c'è l'incertezza sull'outcome effettivo. Allora, io stavo pensando ad una cosa mentre parlavate, vedevo voi due su questa navicella e io mi vedevo a terra, ma contenta di stare a terra, per quanto io sia un amante proprio di tutto ciò che riguarda lo spazio e andare avanti. Claudio, tu parli della rivoluzione 4.0, è un diktat comune questo, ormai si va avanti andando a mettere nuovi numeri. Invece io penso una cosa, proprio con l'esempio della Polaroid, tra parentesi, l'adoravo, l'adoro e l'adorerò in eterno, sto per acquistarmi quella che fa le fotografie automatiche, dice il telefonino, non è la stessa cosa, ma al di là di questo, io credo che oggi, soprattutto in un ambito aziendale, sia necessario fermarsi e fare non un passo indietro, ma proprio fermarsi e guardare le cose come se ci fosse un senso di estraneità e di rivalutazione del singolo, degli andamenti, perché siamo così abituati a robotizzare il tutto e a vederli come meccanismi che vanno compiute delle azioni in un determinato tempo, in una determinata maniera e in un determinato modo, che ogni qualvolta si inserisce quella diversità si è spiazzati e sembra che si debba ricominciare da capo non avendo neanche più contezza del precedente. Quindi io vedo oggi una necessità di andare verso una business awareness che vada a fermare, fare la fotografia con la Polaroid di quel momento, ad analizzare quello che sono le persone in quel momento, la produttività, quelli che sono gli ambiti anche che ci sono in quel momento, con un focus enorme verso il futuro, perché ci deve essere qualcuno come te che riesca a far vedere il futuro e far vedere anche le nuove negoziazioni che ci saranno, anche come gestirle, perché poi io penso, quando si parla a me di negoziazioni, a me parte direttamente la parola sindacato, però vabbè, non è proprio semplice, l'altro che 4.0, siamo 0-4, però credo che questa potrebbe essere una cosa importante. Cosa ne pensi di questo fatto di fermarsi un attimo e fotografare? Assolutamente, è essenziale, e di nuovo c'entra molto con la business awareness, nel senso che per andare avanti, la scelta, andare avanti significa compiere delle scelte di investimenti in risorse e scelte di investimenti nell'evoluzione delle figure umane, che scelte che nell'ottica aziendale impattano la possibilità che ci sia poi quella che viene chiamata anche path dependence, il famoso effetto farfalla, cioè le scelte che facciamo oggi impatteranno sul futuro. Quindi andare avanti, guardare al futuro, significa fare un'attività di problem solving, quindi risolvere un problema, ma il problema bisogna definirlo bene. Quindi guardare il presente significa capire se ci sono dei gap, quali sono questi gap tra chi siamo oggi e chi vogliamo essere domani, ma non possiamo farlo solo se abbiamo contezza piena sia di come siamo oggi, sia di come ci siamo arrivati. Io direi anche un punto importante, il futurista, quello che fai quando fai gli studi futuri, il futurista è in primo luogo uno storico, perché il futuro è incerto, ma oggi è futuro rispetto, io parlo sempre d'arco temporale 10 anni, oggi è futuro rispetto a 10 anni fa, quindi noi abbiamo una qualche possibilità, fermo restando, no, un'altra buzzword di questo periodo, le VUCA, cioè queste quattro sfide, volatilità, incertezza, complessità, fermo restando le sfide che possono esserci, capire come siamo arrivati oggi, come il nostro modello di business si è trasformato nell'arco del tempo
per quali sono state le innovazioni più importanti e che impatto hanno avuto sia dal punto di vista tecnologico, ma anche dal punto semantico per i consumatori. La tecnologia oramai da tempo non è più soltanto uno strumento, ma è considerata tecnologia abilitante, cioè una tecnologia che abilita un determinato significato, la ricerca di un significato. Quindi io colgo la palla, ma appunto rilancio dicendo non solo fotografia del futuro, ma anche da storico capire qual è tutta la storia che c'è dietro, no? Alla famiglia che si è messa davanti alla macchina fotografica per fare quella foto e in che modo le sue espressioni e le sue emozioni vengono trasmesse all'interno di questa fotografia. Molto, molto poetica, poi alla fine vedi siamo andati sulla poesia. Allora, per chiudere, perché il tempo sta scorrendo, chiedo a Claudio una cosa. Allora, immaginiamo che io sono questo imprenditore, ho ascoltato oggi questa diretta, questa parola business awareness mi sta entrando nell'orecchio, e dico va bene, che cosa devo fare? Non domani mattina, ma oggi pomeriggio, per iniziare un percorso di business awareness, parentesi, sapendo tra l'altro che abbiamo problemi tra l'altro grandissimi in questo momento nelle nostre imprese col tema dell'energia elettrica. Molte imprese, sappiamo, stanno chiudendo proprio perché, nonostante gli ordini massivi, ma col rincaro conviene chiudere l'azienda. Quindi diciamo, che cosa devo fare oggi pomeriggio per guardare al mio passato e andare nel futuro, come dice giustamente Marcella? Ma direi che la risposta sta proprio nel mezzo, nel senso che un'analisi, io penso che il primo punto sia capire, cercare gli strumenti per fare un'analisi accurata del proprio ecosistema di business, quindi di quelli che sono gli stakeholder che ne fanno parte. Esistono varie teorie, anche che non sono semplicemente teorie, ma che offrono degli strumenti pratici, effettivi, la teoria su quello che è il ruolo della salienza degli stakeholder, che parla addirittura di potere, urgenza, legittimità dello stakeholder, capire quali sono le loro richieste, capire perché hanno questa urgenza e riuscire a fare un'analisi mettendo una lista di priorità che mi consenta di effettuare in qualche modo, tenendo conto di quello che sono le mie esigenze attuali, di quelle che possono essere le mie esigenze future, una sorta, io lo chiamo business model stress test, quindi sottoporre a stress test il proprio modello di business e vedere che cosa può andare storto, quali sono i fattori predominanti oggi, quali sono i fattori che se venissero a mancare comporterebbe un rischio. Quindi questo è il primo punto, perché è la necessità per effettuare questo cambiamento, non solo per effettuare questo cambiamento, ma anche per riuscire a creare un sistema interno che viene definito, si è parlato per tanto tempo di resilienza, ma poi si è capito che resilienza non era la parola giusta, perché il cambiamento è lo stato naturale delle cose. Resilienza vuol dire avere un termostato che ti riporta sempre allo stato iniziale, ma tu non puoi tornare allo stato iniziale mentre tutto attorno a te sta cambiando. Quindi adesso si parla di sistemi antifragili, e questi sistemi antifragili devono tener conto del fatto che ciascuna di quelle sfide che ho detto prima deve essere affrontata in modo diverso, e occorrono delle strategie e delle risorse, quindi anche allocate per affrontare queste sfide. Ma tutto questo è possibile soltanto se si ha una piena contezza, una piena conoscenza del proprio contesto. Certo, a me, scusami Nicole se mi intrometto su questo, però dato che non mi piaceva la parola resilienza, non mi piace il concetto antifragile, mi è da sempre piaciuto però una cosa, quindi Claudio questa te la lancio proprio. Io sono una fan dell'entropia e credo che se si adottasse maggiormente in un caos organizzato e quindi in uno scontro che però viene regolamentato all'interno delle aziende, noi genereremmo della esplosività e un potenziale infinito sia in termini proprio di produzione, perché poi non è che ci dobbiamo nascondere dietro al dito, comunque bisogna produrre e andare avanti, sia in termini proprio di relazioni e di connessioni umane. Nicole, l'entropia è una cosa che nel mio DNA non ci posso fare niente. Va bene, allora cari compagni di viaggio, siamo su questa navicella, salutiamo tutti con una bella Polaroid, direi a questo punto. Bellissima, bellissima. Grazie Claudio, grazie Marcella. E noi grazie ci a voi per la possibilità di intervento. Prossimo.